Per arrivare al lavoro puntuale, a Fantozzi bastava svegliarsi 41 minuti prima rispetto all'orario in cui doveva timbrare il cartellino. A noi servono almeno 60 minuti. Il peggiore nemico sono i capelli e quella piega che non viene mai. Ma esiste un modo per avere i capelli come appena uscite dal parrucchiere senza impiegare ore a lisciare e domare la chioma? Fortuna che c'è Piero! Piero è l'inventore di tutorial in dialetto veneto e oggi ci insegnerà una pettinatura da fare la sera prima di andare a dormire per avere i capelli perfetti al mattino al nostro risveglio. Per esempio, io mi sono svegliata così, ma così non esco di casa, Piero. Cosa devo fare? Allora, Valentina, scommissiamo. Cavate la forcina che ti hai in testa, sì. Date una bella spassolata e fate una bella coda alta. Adesso togliamo un calzetto, io taglio via la punta, okay. Te vedi? Che peccato, era carino. Sarà bello, ma sarà anche vecchio. Ti infilo nella coda, così. Sì? E te lo arrotolo tutto intorno alla coda. Ciocca per ciocca? No, aspetta, prima rodo il calzetto. Ah. E dopo, ciocca per ciocca, come che te disiti? Ti arrotolo i capelli attorno al calzetto. Come? Praticamente lo faccio girare intorno e viene fuori una specie di chignon dopo. Ok, come quello di Kim Kardashian. Esatto, che non la conosco, però io... li porta così. Buona. Per evitare che durante la notte magari si muove o cosa, un par di forcine alla base. Verso l'alto? No, alla base. E sia all'elastico che ti ho fatto mettere. Ma il letto. Va bene, buonanotte. Ciao, ci vediamo domani. Sì. Allora, ieri si è rimasto sì. Che te lo sa così. Adesso caviamo le cose, le forcine. Vai, scuoti. Guarda che bella che te sei. Gilda Rita Hayworth. Ma mi accontenterai di Pamela Prati, guarda, Tutto meglio. Sì.